Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catania. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo del problema della bomba demografica africana. Oggi siamo circa 7,4 miliardi di persone sul pianeta Terra, di cui 1,2 miliardi sono africani, il 16,2% della popolazione mondiale. 1,4 miliardi sono i cinesi, circa il 18,9% della popolazione mondiale. 1,3 miliardi sono gli indiani, circa il 17,6% della popolazione mondiale. La Cina ha fatto da decenni politiche efficaci sul contenimento demografico. L'India ha risultati demograficamente apprezzabili, data la notevole massa di persone. Gli africani, invece, trombano come conigli irresponsabili. Nel 2050 saranno un quarto della popolazione mondiale, contribuendo in modo smodato al problema della sovrappopolazione sulla Terra. Infatti, nel 2050 sulla Terra ci saranno circa 9,7 miliardi di persone. 2,4 miliardi saranno africani, il 24,7% della popolazione mondiale. 1,3 miliardi saranno i cinesi, ossia circa il 13,4% della popolazione mondiale, 1,7 miliardi saranno gli indiani, circa il 17,5% della popolazione mondiale. Confrontare tali dati presso l'indirizzo www.populationpyramid.net. Ora, non è saggio discutere delle proiezioni statistiche oltre il 2050, dato che dal 2030 il Polo Nord sarà stabilmente ice free in estate ed autunno. Tale evento sarà l'apripista di una cascata di tipping point climatici che disegneranno in poco tempo una catastrofe climatica. Le proiezioni demografiche per il XXI secolo sono state sfornate dal Centro Studio ONU ai primi del 1990, quindi ONU sapeva della bomba demografica africana. Tuttavia, pur avendo avuto autorità, danari, competenze, non ha mai finanziato una politica di controllo delle nascite in Africa. Chiesa Cattolica ha sempre saputo della bomba demografica africana, essendo sempre stata informata dai missionari in Africa che erano sul campo. Tuttavia, Chiesa Cattolica non ha mai perorato all'ONU una politica di controllo delle nascite per l'Africa. I governanti africani, più o meno eletti dai popoli dell'Africa, hanno sempre saputo della bomba demografica africana, ma non hanno mai invocato presso l'ONU finanziamenti per ridurre le nascite, diffondendo almeno l'uso delle pillole anticoncezionali e preservativi. Gli africani non hanno mai fatto uso di preservativi, anche banalmente per proteggersi dalla proliferazione di malattie venere, ma de fatto trombano come conigli irresponsabili, causando il proprio disagio in Africa e, nei decenni a venire, guerre. La prima parte del binomio letale climate change più sovrappopolazione sviluppato alla N è il binomio letale che causerà le guerre puniche due nel nord-est Africa e nel Mediterraneo. La variabile della sovrappopolazione è solo uno dei due elementi. Il secondo elemento è il cambiamento climatico. In Africa è attesa la dilatazione dei deserti, Sahara e Kalahari, con la savana che diventerà deserto, e una contrazione delle foreste equatoriali africane, con una savanizzazione secca di una larga fetta delle foreste equatoriali, shock idrici e cali delle rese agricole.
carestie, epidemie ed uragani sulla costa ovest africana. Non essendoci territorio in Africa da ripartire in altro modo, a differenza dell'Asia, il problema della sovrappopolazione di 2,4 miliardi di africani si legherà indissolubilmente ai problemi di cambiamento climatico, causando contesti insolubili per gli europei. Ci saranno migrazioni apocalittiche in Africa, da sotto la fascia subsahariana, che si catalizzeranno intorno all'area del Nord-Est Africa. Le correnti migratorie causeranno l'invasione e l'implosione del Nord-Est Africa con la contestuale levata di Cartago. Contemporaneamente, nel mondo ci sarà, che sarà densamente popolato e quindi altamente competitivo, esploderanno prima guerre finanziarie, poi la scarsità di risorse vitali, materie prime, terre fertili, acqua dolce, semilavorati, fonti di energia, crisi energetiche e danni da cambiamento climatico, farà mutare i rapporti umani in uno stato di violenta competizione. Contemporaneamente nel mondo c'è una salita del livello degli oceani, migrazioni, guerre asimmetriche con scontri urbani in Europa e pulizie etniche e guerra di ripopolamento, attacchi batteriologici e chimici, epidemie, massive nuclearizzazioni NATO nel Mediterraneo come controrisposte alle offese subite. Questo è il cupo futuro, che non è una visione distopica e apocalittica e millenaria fondata su niente, ma bensì sulle considerazioni demografiche e quanto già esposto dai dati dell'IPCC. Attenzione, guardatevi dai partiti politici che negano l'esistenza della bomba demografica africana. Attenzione, guardatevi dai pontificati che negano l'esistenza della bomba demografica africana. Attenzione, guardatevi dai partiti politici che, ragionando del futuro, omettono di parlare della bomba demografica africana, del cambiamento climatico e dell'intreccio che questo letale binomio svilupperà nei decenni a venire con problemi insolubili. Attenzione, guardatevi dai pontificati che, ragionando del futuro, negano l'esistenza della bomba demografica africana e negano il cambiamento climatico e negano che questo letale binomio svilupperà in futuro una serie infinita ed insolubile di problemi per gli europei.